Ok ragazzi, abbiamo appena completato i due livelli di esplorazione scheletrica e porto brezza. Insomma, quello regà il porto de, insomma, dovrebbe chiamarsi porto brezza. Aspettate un attimo, questo è già il nome che non mi ricordo più. C'ho una memoria incredibile. Porto brezza, ok. Adesso è il momento di passare a Zefiro, che è praticamente il mondo in guerra con Porto Brezza. Quindi andiamo sia da una parte che dall'altra. E poi facciamo il primo circuito e poi passiamo alla seconda area delle pianure d'autunno. Ecco, adesso qui avevamo aiutato gli uccellacci, adesso diamo una mano alle lumacone o cosa cavolo sono queste cose. Due cotti. La situazione è critica. Gli artefici della brezza ci hanno bloccato. Ora attendiamo che un volontario faccia saltare in aria il loro deposito di munizioni. Sembra che tocchi a te. Ok, quindi questo è un colonnello, gli altri non si chiamavano colonnelli, questo è colonnello. Dato che usiamo poi i pulcini, poca vacca si sono cattivi questi pulcini. Queste sono le aquile che, madò, guardate quanto sono fiere. Con gli occhiali. Aia! Porca vacca, non vorrei fare mica come le scimmie che tirano le banane nel primo gioco. E invece sì, vaffanculo. No, non ce la faccio, non ce l'arrivo. Devo prenderla di mira con qualcosa. Tanto vediamo cosa c'è a trovare in questo livello. 400 gemme, 4 sfere e un talismano. Ok. Ah, cioè, loro non mi chiedono delle palle da bowling o delle palle di cannone, mi chiedono dei razzi che ingoiano, aia. Ah, adesso si avvicinano perché non hanno più da tirare missili agli altri. Ah. Avevi appena detto che il cannone non funziona, ma ok. Ma se io fatto così? Ecco. Adesso salto qua su solo per sfondare la porta. Comunque. Qui c'è la porta. Da sfondare col cannone, immagino. E anche lì c'è forse da sfondare col cannone. E lì c'è una bottiglia da spaccare col cannone. Olè, posto. Ah, sono dei più cotti, no? Sì, sono ricordato adesso. Più cotti perché effettivamente ricordano dei bruchi. Questo si può spaccare per caso, mi sa troppo di... no. Ok.
Ok, saltiamo di qua. Ah no, qui ci siamo già entrati. Ops. Oh, poi nella TNT, attenzione, come nei livelli finali del primo gioco, ci sono anche qui. Quelli che tirano le TNT solamente che rispetto a quelli del primo gioco rispondono direttamente in mano. E ancora una volta ho perso Sparks. E grazie per aver fatto ammazzare quel bruchetto. Adesso finalmente c'è di nuovo Sparks qui con me. E chissà cosa stai avendo intenzione di fare quella lì. Tu l'abbiamo già fatto fuori 18 nemici? Allora, qui ci sono delle aquile e dei palloncini. Sono solo di là. Qua sono questi elefanti? Sono delle strane cose. Oh, quale luce irrompe da quella finestra? La finestra lassù, scioccone! Il professore ha detto che mi avrebbe aiutato a tornare con Giulietta, ma è un pezzo che non lo vedo. Trova il professore, attenzione. Abbiamo trovato una sfida della sfera. Adesso dovrebbero ritornare a arrivare le acque, siccome io ho fatto fuori i pulcini da sfamare con gli altri. Però non le vedo, quindi. Dirigiamoci qui alla missione del... Questi elefanti qua ricordo che sono una sfida anche loro, eh. Fai di ricordare che siamo una sfida anche loro. Intanto lì c'è un seme. Famoso pisello magico. Peccato che qui l'hanno cambiata la battuta. Non è più spio un pisello e un fagiolo. Non è. Peccato. Sono un'altra missione secondaria queste elefanti. Sono elefanti buca se non mi ricordo male. Non trovo il professore, ragazzi, c'è qualche problema in fondo. Chiedete ci arrivo o no, non ci arrivo. Queste sono comunque di un'altra missione secondaria. Eccolo là il professore. Beh, intanto torniamo su con questo simbolo magico. Ah, mi serve il cannone anche per sfondare questa porta qua, mi sa. È giusto, altrimenti come ci passo? Subito pronto un uccellaccio, spararmi contro una TNT, proprio. Vedete qua, quelle gangster. Mannaggia. Devo essere più in alto per farle fuori. È morto da solo uno o sbaglio? È morto da solo. Come cazzo ha fatto a morire da solo, ragazzi?
Fatti vedere la batteria del tablet, 65%. Allora, tanto lì c'è un cannone e là c'è l'arcobaleno, che bello. Vieni qua, Aquilotta, che ti faccio fare un bel giro. Ole! Ci sono le gemme qua sotto! Allora io scendo, mi spiace. Sono da portare qui le fantesse mucca. Mi pare di ricordare che siano... Ecco, vedi. Due sfere ci sono, attenzione. Vediamo. Mi chiamo piccolo Bo Peep. Bo Peep. Le mie mucche fanti. Con queste battaglie continue non fanno altro che scappare. Mi aiuteresti a riportarle nel recinto? Adona 5 mucche fanti. Si chiama mucche fanti. Bo Peep, ricordavo che fosse una femmina. Ok. Dobbiamo prenderle incornate nel culo. O anche a vampare in faccia, così. Ecco, una. E allora facciamo, prima di fare la missione di Romeo e Giulietta, facciamo questa delle mucche fanti. Che sono, che belli i soldi quando vorrà avere. Questo è il verso delle mucche. Due. Aspetta, qui leva gemme nascoste perfetta, alla perfezione proprio. No, veramente. Ah, ci sei, ah, ecco. No, avevo visto il nuovo saltar fuori. C'è Romeo. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? C'è un'altra qui, adesso ne approfitto, le porto entrambe, le porto assieme adesso, aspetta. Adesso queste due, ultime due mucche le porto assieme. Olè, attenzione, ci è arrivata! Ci deve arrivare anche lei, la sua signorina. Sono che sento il mio! Sono gli uccelli. Perché devo avere questo suono, non ho capito. Non ci arriva, vaffanculo. Amica mia, ci deve arrivare. Ci sono arrivato, perfetto. Grazie gioco che è indirizzato sulla retta via, eh. Porca vacca. No. Okay. Signore mie. Stavo per cadere di sotto, devo tirargli la frizzata nel sedere. No, l'ho fatta cadere! Non ci arriva.
Ma dai! È tanto lontano questa. Che intelligenti che sono ste mucche. Beh, non per niente sono mucche. Adesso prima di prima adesso di prendere quest'ultima. Ma dai! Queste mucche hanno dei seri problemi. Dovete passare di lì, è inutile che non volete passare. Vi tocca passare, ragazzi. Oh, vedete che vedi che ci passi tranquillamente se vuoi. Adesso andiamo a prendere anche l'altra. La rimettiamo sul pezzo. Che poi che suono che fanno le zampe. Le spugne. Ragazzi, ancora un po' ci siamo, eh! Vi do delle femmine perché mucche falti. Che volo, attenzione signori! La mucca fante volante! Signor Bo Peep, gli ho riportato tutte le sue micche. E te le recito tu. Prego, eh. Grazie, Spyro. Eccoti qualcosina per, sai, io ringraziarti dell'impegno. Ci sono altre due mucche fanti là fuori, ma sono giorni che non le vedo. La due altre due mucche fanti nel recinto. Ma dove cacchio stanno adesso queste? Puoi mettere qui? Probabilmente qui, forse, no? Sì, eccole. Lì ci sono due aquile di merda. Una quella di me, anzi. Ecco le ultime due mucche fanti. Ah, c'è la super fiamma per pizzare meglio il sedere a queste due mucche, eh? Attenzione, qua c'è il vaso. Vediamo quanto va in alto. Ok, era andata abbastanza in alto quella, adesso. Un'altra vampata non guasta mai.
Ok, adesso dobbiamo aggiungere le ultime, queste ultime due mucche. Avanti mucche! Ok, bugatissime queste due mucche. Sei. Vieni mucca, capi occhioni che c'hanno. Posto, prego, Ebo Pip. Sono colpito, mi hai riportato tutte e sette le mucche fanti. Eccoti una giusta ricompensa. Ventitré sfere. Abbastanza, sono tante, dai. Ok, adesso ritorniamo con la missione del... Ritorniamo prima un po' alla missione principale e poi intanto torniamo anche alla missione del professore che è là. Io dovrò andare da un'altra parte per arrivare là. Dai. Ah, ecco lì il vaso, beh, a questo punto apriamo il vaso. Ecco, vedo dall'inizio proprio, ovviamente. Se fa sempre così col vaso. Oh, bene, mi ha dato tante gemme. Sfax, raccogliere tutte. Oh, le. Siamo già a 2000 gemme, ma questo è un sogno. Sto sognando. Com'è possibile? È difficile arrivare a 1500 in sto gioco con tutte le volte che hai codice far pagare, figuriamoci 2000 gemme, vabbè. Andiamo di qua. Devo aprire la porta, giusto? La mia è fantastica. Oddio. Qualcosa mi dice che ce l'abbiamo fatta. Sì. Abbiamo completato il livello. Non è vero, perché adesso devo fare la missione di come è Giulietta. Wow, che botto. Per fortuna avevo il casco. Ah sì, il colonnello mi aveva chiesto di darti questo talismano se fossi riuscito a superare le difese degli artefici della Brezza. Ottimo lavoro, soldato. Grazie, caporale. Che bel talismano. Adesso, prima di andare a casa, ovviamente, dobbiamo vedere di... Da qui si può arrivare da qualche parte, signore, permesso. No. Da qui non si arriva da nessuna parte. Io devo arrivare dove c'è il professore. Quindi signori, poche storie, fatevi vedere come si arriva al professore. Devo andare di qua per forza, eh. Devo andare qui per forza. E là il professore, eh! Se sapessi come raggiungerlo, lo aggiungerei volentieri. Ah, di qua. Ma è anche qui il professore! Ma siete nel trasporto, signor professore! Spyro, ragazzo mio! Ho un fagiolo magico! Voglio dire, un seme magico per te, qui da qualche parte.
È la più bella dell'originale. Approfittiamo per prendere di mira e gettare i semi. Pianta i semi per aggiungere Giulietta. Ok. Va, facciamo più ridere dell'originale perché hai appunto per sesto. Dio, ragazzo mio! Ho un pisello magico e voglio un seme per te. Ecco, perché non lo pianti e vedi cosa cresce? Adesso qui, se gli sputiamo fuoco, il seme riappare. Sì. No! Dai, volevo. Devo aggiungere quel seme lì, però dovevo probabilmente aggiungere un altro prima. Quello che avevo visto prima dove c'era la mucca fatta, dov'era? Qua, eccolo qui. Adesso ho ben due semi. Sono fatta male, ma non mi ha dato danni, meno male. Grazie. Cerco, come ho fatto a non vederlo prima il professore qua sopra? Come ho fatto a non vedere qua sopra, anzi? E come ho fatto a non vedere questo terzo buco prima? Oh, adesso andiamo, facciamo pierine e fagiolo magico, andiamo nella tana dei giganti. Ah no, aspetta, quella è un'altra storia. Olè, madonna, quanto grosso! I campicanti, dico. Come cavolo fa la varietà delle cacce di... bombe quei maledetti, quelli lì. Ultra gigante, adesso dobbiamo rifare tutto il percorso. Adesso dove vado? Di qua? Sì, di qua per forza. Adesso di qua. Attenzione, ecco, sono ritornati al professore che è rispawnato qua, ma qua sempre si teletrasporta. Ecco altri due semi per terminare il percorso. Oh, e prendi anche questa, se non ti spiace. Sono stufo di tenermela in tasca. Grazie, professore. Ok, adesso dobbiamo terminare il percorso come ha detto il signor professore, per appunto quindi. Come lo completiamo bene questo percorso? Bella! Ho una bella mira. No,
No, sapete cosa devo fare? Devo portarmi entrambi i semi. Devo portarmi prima tutti e due sopra. Poi spararli. Sì, però se la mia fa cagare. Però me li porto tutti e due sopra, ecco. E niente, alla fine questo livello l'abbiamo fatto solamente, questo episodio l'abbiamo fatto solo a Zefiro. Vabbè, allora al prossimo episodio facciamo entrambi i livelli del volo, dai. Pensiamo. Ok, adesso prendiamo questo. Spero di non sbagliare mia, ma mi sembra difficile. Ecco fatto. Allora, signora Giulietta. Romeo, Romeo. Perché sei tu, Romeo? Oh, ecco Romeo. Prendi questa. A me non serve più. Grazie. Guarda che bella che come vola, eh. Oh, adesso come Giulietta posso essere stare insieme felici e contenti. Raccolte tutte le sfere. Mancano ancora un po' di gemme, allora. Quante gemme mancano, vediamo. 367, 433 ne mancano, sì, 33. Dobbiamo andare a tornare indietro. L'erba proprio nasconde tutto. Adesso di là. Spazio, sei la mia guida, guidami. Con le lettere. Ah sì, questo. Beh, il fuoco allora serviva anche per questa cosa qua. L'arco del fuoco non serviva solo a frizzare di più il culo alle mucche fanti, ma serviva anche per prendere quello là. Giustamente. Ah, ma lì sopra, ma fa culo. Vabbè, il fuoco non mi serve più. Una gemma da uno poi è rimasta. Ma quanto odio, raga. Oh, ce l'ho fatta. Livello completato al 100%. Ok, adesso usciamo. Fermiamo l'episodio chiaramente perché siamo già a 34 minuti. Nel prossimo episodio la compensiamo. Cuffa fuori dalla vita. Compensiamo facendo i due circuiti direttamente. I due circuiti delle pianure direttamente. Andiamo a casa!